Perché se male i piedi a te? Diamo la linea a Beirut. Beirut? Sei lì a Beirut? Beirut. Sandro! Beirut, porca puttana! Sandro! Tu lo sapevi che i bambini si chiamate Maria? Laura Maria. Via Roma. Quando 7-6. Via Roma, ti ricorda qualcosa da Via Roma, no? Porca puttana. Guarda, guarda. Sandro! Sì, 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 buongiorno, buongiorno, da Beirut salvo Mazzoloni. Dunque, qui la situazione sta degenerando rapidamente, gli scontri fra i cristiano-marroniti e gli sfigati di nord si stanno intensificando soprattutto sulla parte ovest della città. Infatti, come vedete alla mia destra, come potete anche udire alla mia destra, ci sono dei tambureggiamenti continui sul palazzo del governo che stanno per interessare assolutamente anche la zona di mia competenza, ecco, cioè dovrei togliermi da questa parte, scusate, ecco. Mentre gli invasori sciiti non sappiamo dove li hanno lasciati, perché gli hanno la... C'è un'uscita! Aiuto, dov'è l'uscita? Ecco, vorrei cercare un'uscita. Prego, scusi signor Scita, vuole entrare? Permesso, prego. Perché la viva voce dei combattenti. Thank you.
Siamo per l'audio non perfettamente, ma non molto buono, ma dovete scusarci perché le immagini ci arrivano così da Beirut. E dobbiamo prenderle come sono, scusateci. Salvo, che senz'altro sta intervistando una povera vittima di ciò che sta avvenendo. Sono attimi veramente strazianti. Come l'uomo si può ridurre per una causa forse troppo stupida? Torniamo in studio dopo queste immagini drammatiche che ci giungono dal nostro inviato a Beirut. Per passare ad un altro servizio, parliamo dei festeggiamenti tenuti a Saluzzo in onore del santo patrono della città, e cioè San Sobrino, vergine, nella retina dell'occhio destro, protettore dei reumatismi alla spalla di maiale, da 1800 lire letto a 2400 al dirano. Ma vediamo le immagini, vediamole, dovrebbero partire. Lezione di Sobrino, una prima. Ma devo fare un ciao. Che cosa mi fai sentire? Mi chiede, registro.